Romele, Romani, Elvira, Savino e Cozzolino. Il deputato Fraccaro, segretario di Presidenza, dà quindi lettura del calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio 2016 e del programma dei lavori per i mesi di agosto e settembre, definiti nell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Il Presidente comunica che la settima Commissione ha approvato in sede legislativa la proposta di legge numero 2572 e la nona Commissione ha approvato in sede legislativa la proposta di legge numero 2721. Svolgono infine interventi di fine seduta i deputati Preziosi, Burtone, De Lorenzis, Mariani e Tripiedi. La seduta termina alle 20:40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 30 giugno 2016 con inizio alle 9:30. La ringrazio, onorevole Mannino. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alfraide, Ramoddio, Bindi, Boccia, Michele Bordo, Matteo Bragantini, Bueno, Catania, Demenec, Dellai, Di Gioia, Fautilli, Ferrara, Fico, Fraccaro, Lorenzo Guerini, Lo Sacco, Antonio Martino, Mazzotti di Celso, Monaco, Nicoletti Picchi, Pisicchio, Ravetto, Rosato, Rossomando, Sangasani, Sciuglia, Scotto, Speranza, Tofolo, Valerio Valente, Vinitelli, Villecco Calliberi. Sono in missione a decorrere la seduta odierna. Deputati in missione complessivamente sono 123. Come risulta l'elenco depositato presso la Presidenza, sarà pubblicato nell'allegato A reso conto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono in questo momento i termini preavviso di 5-20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 10. La seduta è sospesa.